Sì. Bentrovati ai nostri radioascoltatori. E come avete sentito dal jingle d'ingresso, siamo con Punto d'Incontro e abbiamo qui in studio un amico, un ospite importante, si è fatto conoscere, diremmo, in mezza Europa, ma in diverse parti, per le sue veramente curiose, per alcuni, importanti, per altri, installazioni. Stiamo parlando di Pierluigi Monsignori in arte Pozzi, e lo chiameremo Pozzi se lui ce lo concede, qui dai microfoni, siamo Ci amici, quindi mancherebbe. non ci dovrebbe essere alcun problema. Per parlarci, per farci dire da lui delle sue ultime installazioni che sono andate fuori dai confini nazionali, in primis a Bruxelles. Ecco, a Bruxelles, Piero, che è successo? Innanzitutto, buonasera a tutti. A Bruxelles c'è stata un'attenzione molto particolare da parte della comunità europea per l'European Week Waste Reduction e soprattutto dal comune di Bruxelles. È stato molto importante portare la voce di Plastic Food in questo comune perché in pratica Bruxelles rappresenta per noi italiani, ma soprattutto anche per gli altri stati membri d'Europa, della capitale dove si decide del destino dell'Europa, anche perché c'è la Commissione, c'è il Parlamento europeo, quindi è una tappa, credo, fondamentale per riuscire a spiegare alla comunità europea il progetto di Plastic Food Project. Quindi, l'importanza non è solo aver portato quello che è la ragione primordiale della nascita del plastic food, quindi che si sintonizza e si concretizza nella riduzione dei rifiuti, ma rappresenta anche quello che noi stiamo vivendo a livello europeo in questo periodo. Che significa? Che sì, è vero che plastic food rappresenta quello che in pratica ci assale quotidianamente nella riduzione dei rifiuti, ma rappresenta anche degli stati europei che rischiano di essere poveri stati ma ricchi di rifiuti. Cioè la nostra Europa nasce da un'idea di fratellanza fra gli stati membri. Noi invece abbiamo negli ultimi tempi avuto una visione completamente differente. Qual è questa visione? Questa visione è che gli stati membri, quando ci sono dei problemi concreti, poi ognuno pensa a se stesso e non ad una logica globale chiamata Europa. Noi abbiamo assistito alla creazione dell'Europa, alla sinergia fra Stati membri semplicemente per quanto riguarda normative e semplicemente per quanto riguarda la moneta comune europea che è l'euro. Però ci siamo a volte abbandonati per quanto riguarda il sociale in Europa, quindi abbiamo disegnato un'Europa sulla carta con una penna, ma ci siamo dimenticati di fare anche un'Europa sociale, di creare quell'elemento coesivo fra gli Stati membri che avrebbero dovuto far sì che tutti i cittadini di qualsiasi Stato si fossero sentiti membri di una nazione effettivamente coesa, in tutti i campi, non solamente in quello economico. Ecco, come sei stato invitato a Bruxelles? Chi ti ha invitato? Come è venuta fuori questa idea? In pratica l'idea è venuta fuori dalla coordinatrice di un gruppo nel Parc des Forêts di Bruxelles e da Annie Richard, che è il Deputy Mayor di Forest Bruxelles, e dalla comunità europea stessa. E poi questa signora, che io chiamo signora, ma è qualcosa di importante, un'eminenza grigia, direi, ti ha fatto anche dei complimenti e ti ha proposto anche altre cose, mi sembra. Sì, a Bruxelles erano presenti diversi europarlamentari durante l'installazione, quindi non solo del Belgio, ma anche di altri stati membri europei, tra cui la Francia, e ci hanno già proposto per novembre, per la prossima edizione dell'European Week Waste Reduction, di partecipare in Francia e in altri stati membri, sempre con Plastic Food. Quindi sta diventando una voce che può parlare a tutta l'Europa. Ecco, plastic food quindi che si avvia nei confini dell'Europa, per i confini dell'Europa, anche perché sembra veramente una voce profetica la tua. Nel mondo stanno avvenendo delle cose che non ci piacciono per niente, ecco. E dato che condivido quello che tu dici, ti lascio la parola e ti faccio parlare di queste cose che non ci piacciono per niente. Possiamo parlare anche dei problemi inerenti al disastro di Fukushima, che purtroppo ci troviamo a pagare nuovamente tutta la comunità internazionale, non solo il Giappone. Cioè, di dire la Terra è un condominio, un bellissimo condominio, ogni stato del pianeta ha le chiavi del proprio appartamento. Io direi ad ogni
proprietario di questo appartamento, tu produci l'energia in casa tua come vuoi, purché quel produrre energia a casa tua poi non provoca danni a casa mia. Cioè, nel senso che bisognerebbe avere una ecoconsapevolezza diversa per gestire la produzione di energia nel mondo. E possiamo parlare ultimamente, il Canada purtroppo credo che sia uscito dal protocollo di Kyoto per via dell'estrazione di petrolio da parte delle oil sands. E questo è un fatto veramente drammatico. In questi giorni la comunità europea sta discutendo un fatto importantissimo, se vietare o meno l'importazione di questo petrolio da questa estrazione che avviene in Canada. E questo è un problema che non è solamente legato al protocollo di Kyoto, ma è un problema legato anche all'Europa stessa, perché l'approvvigionamento di petrolio per l'Europa, ma credo in tutti gli altri stati del mondo, è importantissimo. Ecco, e sei stato anche protagonista di un'esperienza, mi sento in parte coinvolto, ma sono contento di questo, con una scuola secondaria di primo grado, come si dice oggi, una scuola media, una piccola scuola media qui del posto, la scuola media Polidori di Montone, che ti ha fatto un'intervista che poi è andata anche sulla Nazione, sulla pagina della Nazione. E ti hanno fatto anche un'intervista ai ragazzi che ti hanno trovato le tue idee molto interessanti, molto stimolanti, sono rimasti entusiasti di averti conosciuto. Tu che, da parte tua, che hai provato? Sicuramente una fortissima emozione perché parlare normalmente alle persone adulte è abbastanza normale, è abbastanza spontaneo e non ci sono difficoltà. Riuscire a rapportarsi con persone che ancora hanno una coscienza da scrivere è molto complicato perché devi pesare molto le parole, devi riuscire ad avere un livello comunicativo molto semplice ma che sia molto diretto perché poi le domande, come hai potuto vedere tu, sono spietate. Quindi sono state poste delle domande come ad esempio perché non fai delle prese più belle che siano più gradevoli? E la domanda tipo che mi viene posta, la risposta che do sempre è che se io faccio un'installazione con delle prese di rifiuti che ti piacciono, non sei più portato a non vederle più, ma sei portato magari a mettertele in giardino, non ci sarebbe un dramma, insomma. E devo dire la verità, è stata un'esperienza veramente magnifica perché i ragazzi della Polidori di Montone, grazie a te ovviamente che hai organizzato tutto e alla Dalia Floridi. Dalia Floridi, che ringrazio, abbiamo avuto l'opportunità di poter partecipare a Cronisti in Classe nell'edizione 2011-2012 della Nazione, mi ha fatto veramente molto piacere e spero in futuro di poter interagire nuovamente con questa scuola che sembra essere veramente molto attenta a quelle che sono le tematiche ambientali. Noi dobbiamo ripartire da zero con tutto e nel ripartire da zero con tutto, secondo il mio parere, è ripartire educando le generazioni che sono adesso piccoli per avere un futuro che sia diverso e l'unico investimento possibile nei confronti dell'ambiente è questo, non esiste altro. Senti Piero, ti faccio una domanda. Proprio poche ore fa, parlando con l'assessore Ciarabelli del Comune di Umberti, mi parlava di un progetto che hanno in mente, Rifiuti Zero. Tante persone hanno in mente questo progetto Rifiuti Zero, dice lui, ora è di partire, è ora di passare a questo protocollo con tutti i soggetti del nostro comune, Rifiuti Zero, perché siamo invasi da rifiuti da tutte le parti. Ti chiedo, è un sogno o può diventare realtà? Ma può diventare realtà in maniera abbastanza semplice, cioè noi dobbiamo riuscire a reimpostare il nostro concetto di produttività e di consumo. Ad esempio, ci sono dei mercati a chilometri zero che non producono rifiuti per esistere, ci sono tantissime altre soluzioni rispetto agli imballi di packaging plastici che subiamo tutti i giorni, perché noi subiamo questo packaging. Perché, ripeto, il nostro problema sostanziale è un compra e getta, quindi noi compriamo del packaging che non ha alcun senso se non rendere più accattivante quello che compriamo nel negozio, e che quindi è un'assurdità. Noi dobbiamo riconsiderare la posizione del polimero. Il polimero è meraviglioso se utilizzato per scopi intelligenti. Il polimero ha rivoluzionato completamente in maniera positiva l'esistenza dell'uomo sulla Terra. Peccato che poi dopo abbiamo deciso di impiegare questo polimero per scopi decisamente poco umani, come il packaging. Cioè, rinunciamo all'accattivante sullo scaffale per avere un ambiente sicuramente più pulito. Ecco, l'idea di plastic food, quando è scattata in te? La molla che ha fatto scattare in te, da sognatore quale sei, plastic food?
da quando purtroppo nella realtà in cui vivo io, dove io ho la mia abitazione, vivo in campagna, come tu ben sai, purtroppo io trovavo delle buste dell'immondizia abbandonate lungo la strada. Quindi mi sono detto, è inutile che io vada a raccogliere l'immondizia di altri, bisogna incominciare ad educare in maniera diversa i cittadini. Uno quello, e l'altro è io sono sempre impregnato nel sociale nelle opere che faccio, quindi lo studio continuo dei materiali plastici, perché sono 15 anni che metto materiali, i polimeri sopra nel terreno come artista di land art, quindi per me era una tappa più o meno quasi obbligatoria, ecco. Però l'idea di Plastic Food era riuscire ad avere uno strumento comunicativo di massa che permettesse comunque vada di poter digerire il fatto che dobbiamo reimpostare il nostro sistema di consumo ad una minor produzione di rifiuti plastici e non solo. Poi il discorso è anche questo, noi in tutte le realtà, comunque in tutta Italia, credo anche in Europa, siamo sempre abituati a non volere discariche, a non volere inceneritori, a non volere cose di questo tipo, però siamo noi stessi produttori di rifiuti, quindi è assurdo questo ragionamento. Io produco rifiuti, è normale che qualcuno debba poi smaltire questi rifiuti. Cioè, se poi non lo fa in maniera intelligente, è ovvio che dobbiamo interagire con chi smaltisce i rifiuti, ma credo che sia una cosa abbastanza naturale. Quindi, se noi non vogliamo le discariche, se noi non vogliamo gli inceneritori, l'unica alternativa è la riduzione del rifiuto stesso. Se no, se continuiamo a produrre rifiuti come stiamo facendo adesso, l'unica alternativa è una discarica o un inceneritore. E dobbiamo tenere conto che altro lato della medaglia è l'importazione dei materiali plastici. Io mi ricordo in un'intervista di qualche mese fa, mi chiesero cosa pensavo della plastica importata e via discorrendo. Beh, noi importiamo tantissimo materiale senza controlli da paesi come medio orientali, come la Cina, tanto poi è lì, che sono privi di controlli. Noi nel periodo natalizio abbiamo avuto la sfortuna di avere circa l'80% di materiali plastici che costituivano i giocattoli dei nostri figli fatti di materiali che potrebbero essere stati tossici. E questo è un dramma, cioè da evitare ad ogni costo. Se poi pensiamo al polo industriale, ad esempio, di Prato, dove una realtà enorme come quella realtà produttiva lì, si è pensato addirittura di riconvertire quello che erano i vecchi ecodistretti per riuscire a creare una realtà produttiva made in Italy. Noi dobbiamo ricominciare a sperare nel made in Italy in maniera diversa, perché se noi pensiamo che acquistare un prodotto a basso costo, prodotto in paesi dove non tengono conto del rispetto del lavoratore, dove non tengono minimamente conto di nessun impatto ambientale, non andiamo ad acquistare un prodotto che ci costa di meno, ma un prodotto che sicuramente ci costerà 3 volte tanto, perché non lo paghiamo direttamente, ma poi lo paghiamo come impatto ambientale, come impatto sociale a livello mondiale. Benissimo, Piero, ti faccio un'ultima domanda, non voglio rubarti più tempo. Prima hai parlato di Prato, nella brochure che mi hai portato c'è scritto anche che tu sei stato a Lucca, quindi vicino a Prato. Cosa hai fatto a Lucca? A Lucca in pratica sono stato a Porcari e ho partecipato all'Eco Revolution assieme a Roberto Casati, che ha inventato una casa a forma di uovo fantastica, che quindi ha impatto ambientale zero ed è autosufficiente. Ma la cosa interessante di Prato è stato partecipare appunto al convegno degli ecodistretti di Prato e soprattutto per aver installato Plastic Food all'interno del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Quindi è stata per me un'esperienza meravigliosa avere a disposizione quell'agorà dove ho messo delle presse di plastic food in celofanate che rappresentano, nell'agorà rappresentano in pratica gli attori, e ci sono delle presse in esterno che sono nude e che rappresentano gli spettatori. Quindi è un monito che dice, se non cambiamo atteggiamento, anziché vedere degli spettacoli come abbiamo fatto in passato, meravigliosi, saremo spettatori di noi stessi, cioè noi produciamo rifiuti e quello che sarà il nostro futuro sarà di vedere quello che produciamo, drammaticamente. So che tu sei molto schivo come persona, non tendi alle autocelebrazioni, però senza mezzi termini, diciamoci la verità, la tua idea è una bomba veramente e quello che hai fatto dal punto di vista artistico secondo me è altrettanto una bomba. Il mondo dell'arte, come ha risposto? Come hai visto le persone che si interessano d'arte porsi di fronte a queste installazioni particolari che fai tu, che sono fantastiche secondo me? Allora,
abbiamo avuto come, perché è diventata nel frattempo anche un'associazione culturale, noi normalmente non prendiamo soldi e contributi da parte di nessuno, se non qualche azienda o qualcuno che vuole regalarci o omaggiarci di stampe o quant'altro. E abbiamo avuto la risposta di oltre 40 artisti che hanno fornito del materiale prodotto sulla base di Plastic Food. Quindi abbiamo avuto una risposta stupefacente da parte di altri artisti. E io ripeterò sempre fino all'impossibile che in un momento storico dove tutte le certezze si perdono, l'arte ha un ruolo fondamentale nel cercare di ricollocare la speranza al centro della nostra quotidianità. Quindi è un obbligo di queste persone concedere degli spazi di tempo a tematiche sociali per riuscire a spiegare quelle che sono le problematiche di oggi. Quindi l'arte ha un ruolo fondamentale, secondo me. Per chi voglia contattarti, per chi vuole saperne di più sulla tua arte, sul tuo modo di scrivere, sul tuo modo di leggere la vita, sul tuo modo di rapportarti con la natura, come si può fare? Semplicemente andando sul nostro sito internet che è www.plasticfood.it, e lì trovano tutti gli indirizzi, i numeri di telefono e quant'altro. Siamo sempre disponibili a qualsiasi tipo di forma d'arte che riesca a divulgare maggiormente quello che è il pensiero appunto di Plastic Food. Cioè, cerchiamo di cambiare oggi per avere un domani migliore e per lasciarlo soprattutto in eredità ai nostri figli. Benissimo, tempo a nostra disposizione scaduto, ringraziamo Pierluigi Pozzi, Monsignori, Grazie e salutiamo tutti i nostri radioascoltatori. a te. Grazie a tutti gli ascoltatori di RCC. Arrivederci.